Buongiorno a tutti. Oggi farò una zuppa che in realtà è molto più autunnale che diciamo fine inverno come siamo noi adesso. Però comunque si fa anche d'inverno. Anche perché, vabbè, la castagna è il simbolo dell'autunno, però comunque si può fare anche d'inverno. Niente, allora queste sono le castagne spezzate, quelle dure. Le ho messe a bagno per tutta la notte. Sono tre etti di castagne che ovviamente mettendole a bagno sono, sembrano come se fossero lievitate, erano molto meno, ok? Per farle ammorbidire. E questi sono tre etti di fagioli cannellini, anche questi a bagno tutta la notte, che devono stare almeno 10-12 ore a bagno. Quindi se voi dovete prepararli per la cena, vi conviene, o per il pranzo, vi conviene comunque metterli a bagno la sera prima e ve le fate poi le cuocete il giorno dopo. Si possono fare, cioè l'ideale per la ricetta sono i fagioli borlotti. Infatti mia mamma ad esempio li faceva sempre con i fagioli borlotti, però vanno bene anche i cannellini, ok? Allora, si cuociono tutti assieme. Adesso che sono stati a bagno, li risciacquo ancora un po' e li metto in una pentola. Se avete una pentola di coccio come questa qua, è l'ideale per cuocere i fagioli, tutti i legumi. È meglio in una pentola di coccio, se no, pazienza, anche una pentola normale d'acciaio normalmente. Ho risciacquato i fagioli, li ho mescolati in una scolapasta e li metto in una pentola. Adesso faccio la stessa operazione con le castagne. Ecco qua le castagne. Per chi non le conoscesse, le castagne spezzate sono quelle secche, ma già, cioè si vendono proprio così, già sbucciate, secche, perciò si lasciano a bagno comunque per farle, diciamo, rinsavire perché sono state seccate, no? Appena aperte. Ok, le rimettiamo insieme ai fagioli. Ora le copriamo d'acqua, un filo d'olio, una presa di sale, alloro e rosmarino e lasciamo cuocere almeno per 40 minuti. Ho messo già l'olio. E qui c'è il cucchiaino di conserva di pomodoro, rosmarino e alloro. E lo mettiamo. Ok, perfetto. Accendiamo sotto e lasciamo cuocere così, sempre col coperchio a soffietto, per 40 minuti. Bene, trascorsi 40 minuti, vedete che comunque anche il sughetto un po' si è ristretto e i fagioli, le castagne sono ben ammorbidite, iniziano anche un pochettino a rompersi. Potete spegnere e servire. Bene, servite così una cocotte di terracotta che è più carino, vedete, mettete anche una fogliolina di alloro e di rosmarino con quello con cui appunto gli aromi che abbiamo utilizzato, con 2 fette di pane, ancora una spruzzatina di pepe e la zuppa di fagioli e castagne è pronta. Buona degustazione a tutti, spero che vi piaccia e se vi è piaciuto attendo i vostri like. Alla prossima e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!